Ritrovati a Libri per il Successo, Crescita Personale da Strada, un podcast di Davide Mastro Simone. Oggi vi espongo alcuni pensieri nati dopo la lettura di un ottimo testo, quello di Ryan Holiday, Ego è il nemico. Abbiamo già trattato un libro di quest'autore nel numero 53. Vedete, ormai ne ho fatti tanti di episodi, sono bravissimo, e dicendo questo già vi sto sui coglioni, perché l'ego è sempre in agguato. In tutti i momenti del nostro percorso, quando l'ambizione ci porta a creare progetti, e poi lì in alto, quando abbiamo raggiunto le nostre mete, ci si gonfia il petto, diventiamo dei pavoni con queste ali colorate, e poi cadiamo nel fallimento, e anche lì l'ego cova. Dove vai, vai nella vita, ti segue, ma è sempre presente, e alcune accortezze su come gestirlo ci portano a essere una versione migliore di noi stessi. Pensate che Ryan Holiday ha un tatuaggio sul braccio col titolo del libro Ego is the enemy. Io invece c'ho una sirena gigante. Tamarro. Quando parliamo di ego, oggi, intendiamo quel malsano pensiero che ci porta a credere di essere molto di più di quello che siamo. Sfocia in arroganza, tracotanza. È come avere un bambino viziato e prepotente dentro di noi che ci porta sempre a dover essere meglio di quello lì, di più di quello là. Che ci fa ricercare l'approvazione e la pacca sulla spalla. Bravissimo, sei il migliore. Ecco, oggi andiamo a smontare questo sistema interno che essenzialmente, detto con un tecnicismo, non serve a un cazzo. Partiamo parlando dell'ego durante le nostre aspirazioni, le nostre ambizioni. Il talento è il punto di partenza, ma siamo in grado di sfruttarlo e coltivarlo nel modo migliore? O può addirittura diventare un ostacolo? Crediamo di essere bravi in qualcosa, quindi non ci alleniamo. Non ci prepariamo e poi falliamo. Prima regola. Smetti di parlare del fatto che vuoi scrivere un libro. Comincia a scrivere una pagina. Smetti di parlare che vuoi aprire un blog. Inizia con il fare il sito internet. Smetti di parlare che vuoi andare in palestra. Comincia a iscriverti. Pensa in grande, ma agisci in piccolo. Chi sa non parla. Chi parla non sa. Lo diceva Lao Tzu. E il silenzio durante questa fase diventa una forza inarrestabile. Dovete stare zitti. Non parlate dei successi che volete raggiungere se non li avete raggiunti. Si tratta di gossip. Immagina che passi 4 ore a parlare del tuo progetto ai tuoi amici in un bar. Quanta cazzo di gente lo fa? In quelle 4 ore avresti fatto il primo passo per crearlo. L'ego ci porta a cercare l'approvazione di qualcosa prima ancora di averla fatta. Per quello ne parliamo. Chi realmente fa le cose sta zitto perché non ha tempo da perdere, ne parla solo quando le ha fatte. L'unica relazione che esiste tra il lavoro duro e la chiacchierata è che una uccide l'altra. Provate a camminare verso le mete in silenzio. Vedete cosa succede. Miglioreranno tantissimo le cose. Non parlare dei tuoi progetti. Falli. Essere o dire di essere. È qui dove l'ego viene fuori, perché puoi cercare di sembrare una persona autoritaria. Ma avere dell'autorità non ti rende autoritario. Ricevere una promozione sul lavoro non vuol dire necessariamente che siete bravi, né che non lo siete. Dipende sovente da altri fattori. Impressionare la gente non è la stessa cosa di essere impressionanti. Quindi da che parte vuoi stare? In quella che realmente trasmette e diventa le cose che desidera o quella che le dice? E questa è una tua scelta. Ma sappi che l'ego vive e si alimenta dalla voglia di impressionare. Quindi smetti di impressionare, diventa impressionante. Rimani uno studente. Non diventare uno che pensa di saper tutto. Lascia sempre la porta aperta a imparare cose nuove. È la chiave per scalare la montagna che ti aspetta. Essere uno studente poi ha anche un grande beneficio. Metti l'ego nelle mani di altri. Tu sei uno studente. Stai costantemente imparando. Qualunque cosa ti succeda nella vita, la prendi come una palestra per imparare degli strumenti per quello che verrà. Io ho sempre pensato a un qualcosa che mi dava sollievo. Ho fatto una vita strana, non ordinaria, che non vuol dire che sia né meglio né peggio di quella delle altre persone che hanno seguito una direzione più lineare. Se fossimo in mare, io sarei un pirata, non un marinaio. E a un certo punto ho capito che i vari blocchi della mia vita, le varie vite che vivevo, erano essenziali per quelle che venivano dopo. Ti guardi indietro e comprendi che quel lavoro che non ti piace, che odi e che ti faceva star male, ti stava solo insegnando alcuni strumenti per quello che veniva dopo. Che quella relazione sentimentale ti aveva insegnato quello che non volevi da una persona. C'è da iniziare a guardare avanti mentre fate qualcosa.
e pensare che vi servirà in un modo o nell'altro per quello che farete dopo. Trovare maestri in questa vita è diventato facile. Avete libri, corsi, seminari, lezioni che vi dà la vita, dappertutto trovate un maestro, ma sempre e quando rimanete studenti. Come dice il famoso proverbio, quando lo studente è pronto, il maestro arriva e può arrivare in tante forme. Tenete gli occhi aperti e rimanete sempre studenti. Lavorare, lavorare, lavorare. Ci sono tre nemici tra le schiere dei soldati dell'ego che vi impediscono di raggiungere i vostri obiettivi. Il primo è rimanere fermi dove siete. State comodi, accettate tanti piccoli compromessi quotidiani che vanno a logorare lentamente la vostra vita, ma l'ego ti dice stai bene lì dove sei, stai comodo. Il secondo nemico è non provarci. No, queste cose non fanno per me. No, io con le lingue non sono bravo. Uff, la matematica, che cazzo. Non provarci nemmeno perché qualcosa dentro di voi vi ferma. Troppo difficile, troppo lungo, troppo sforzo. Da qui nasce il terzo nemico, le scorciatoie. Tutti vogliono un cammino facile verso le cose difficili. Ma niente che conta nella vita si ottiene facilmente. Le cose che arrivano facilmente se ne vanno facilmente. Senza sforzo, senza lavoro, non si va da nessuna parte. Smettete di ascoltare questi canti delle sirene che saltano ogni 2x3 sulle pagine di internet. Dovremmo essere tutti magri, belli, forti, milionari, se così fosse, ecco. Ma è tutto finto. La gratificazione immediata è qualcosa di distruttivo per le nostre vite. Se vuoi qualcosa, abbassa la testa, mettiti a lavorare e vattela a prendere. E quando te la sei presa, quando sei sulla cima, l'ego ci assale. Ci fa credere che ora possiamo fare qualunque cosa, siamo sul tetto del mondo. Ti è andato bene quel business, allora ne fai un altro, tanto tutto quello che tocchi diventa oro. E invece se vai con questo atteggiamento, con quell'approccio, la tua prossima avventura rischia di essere un fracasso. E nel libro cita diversi esempi al rispetto. Abbiamo la tendenza a diventare il monumento di noi stessi. L'arroganza ci porta a essere una caricatura. C'è da vivere secondo dei valori, dei principi, perché altrimenti ci perdiamo. Un famoso coach americano di football diceva ai suoi giocatori: giocate per il nome che sta davanti alla maglietta, quindi la squadra, e tutti si ricorderanno il nome che sta dietro, quindi quello del giocatore. A un certo punto funziona così, c'è da giocare per un motivo più grande di noi. Essere coscienti che siamo solo un punticino nel mondo. Rimanere umili e sobri nella vittoria, perché tutto è passeggero, effimero, nessuno è imprescindibile. A volte ti credi un dio nel lavoro, ma se te ne vai in 3-4 giorni, c'è già un annuncio dove cercano e poi trovano un altro dio nel lavoro. E di te si dimenticano in pochissimo tempo. Quindi non vivere per il lavoro, non vivere per il tuo capo, per le medaglie che ti mettono al collo, vivi per qualcosa di più importante, di più grande, per la tua famiglia, per uno scopo maggiore che hai nella vita. A un certo punto devi avere chiari i tuoi valori. Questo non è un viaggio dove si arriva a un punto e ci si ferma, è un viaggio di continua evoluzione, crescita, apprendimento. Quando smetti di farlo, perché credi di essere arrivato, è lì che l'ego prende le redini della tua vita e ti controlla. Ryan Holiday dice che invece di pensare al fatto che stiamo vivendo una storia eccezionale di grande successo, dovremmo rimanere concentrati nell'esecuzione di quella storia, nel continuare a fare, a essere disciplinati, perché quello che ci guida sono i valori, i principi e qualcosa di molto più grande di noi. Qualunque vittoria o successo raggiungiate, la sobrietà deve essere presente nel vostro carattere. Invece di voler sempre di più, cercate di capire che cosa è realmente importante per voi. E infine cadi. La tragedia, il dramma, e qui succede una cosa bellissima. L'ego scappa dalla sofferenza, dal dolore. Quante volte avete incontrato gente arrogante che poi cade in disgrazia e vi fa tenerezza? Vi avvicinate a gente che prima vi era repellente, perché l'ego è scappato via da queste persone. E poi c'è chi cade arrogante. Ah, non è colpa sua. Non è dovuto a niente che lui abbia fatto. E quelli vi continuano a stare sui coglioni. Io per esempio non sopporto i tennisti che quando sbagliano servizio guardano la racchetta. Ma che cazzo guardi la racchetta? Sei tu! Abbiamo tutti questa tendenza a pensare che siano sempre i fattori esterni a farci cadere, a mandarci in rovina. Pensate a quelle frasi che viaggiano sempre nella nostra mente. Non è giusto. La vita non è giusta con nessuno. Perché succede sempre a me? Succede a tutti. È quello che fai quando succede che fa la differenza. Non avrei mai dovuto fare questa cosa. L'hai fatta. Non ci pensare più, sfruttala per diventare migliore. Nella caduta, se avete dei principi, se avete dei valori, cadete 7 volte e vi alzate 8. C'è una piccola storiella di un ragazzo che col suo cavallo si è completamente perso in una foresta fitta di alberi. Al che scende disperato dice al cavallo: non riesco a trovare la via d'uscita. Il cavallo risponde: ma puoi vedere il prossimo passo? Sì, e allora guarda e fai il prossimo passo.
e prima o poi, passo dopo passo, te ne esci. Quindi nella caduta siate forti, siate solidi, siate resilienti e pensate solo al prossimo passo per uscirvene. L'ego è sempre presente in ogni fase della nostra vita, ma dobbiamo essere in grado di annullarlo, o perlomeno gestirlo, e sostituirlo con l'umiltà e la disciplina. Non abbiate paura di quello che vi succede nella vita, non giustificatelo attraverso l'ego, sono scuse, sono una storia che vi raccontate, e non dovete farlo perché finirete per crederci. Ci sono momenti dove siete deboli e servono a diventare forti. È normale e va bene aver paura perché serve a diventare coraggiosi. Lasciatevi attraversare dai momenti della vostra esistenza e annullate quella voce, quella sensazione di ego che prova in tutti i modi di impedirvi di viverli. Siate umili nelle vostre aspirazioni, cortesi durante il successo e forti nel fallimento. Grazie.